Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo per fare la base degli outfit per il PG femmina in beef. Ciò cosa vuol dire? Ogni volta per fare un outfit in beef, raga, dovremo sempre partire da questo completo qua. Per il PG maschio, raga, le componenti sono diverse. Cercherò di fare anche la base per il PG maschio. Cercherò di accontentare tutti, raga, piano piano. Quindi io inizierei dai requisiti che praticamente sono sempre le due console, ragazzi, per PS o Xbox. Mentre per Xbox in questo momento, siccome c'è il gioco con il Game Pass, possiamo usufruire di questa cosa e usare come seconda console il telefono. Link in descrizione, raga, di come fare. Quindi, raga, a questo punto non ci incischiamo e iniziamo subito con il tutorial per fare la base per fare gli outfit sul PG femmina. Quindi, ragazzi, ci rechiamo in un qualsiasi negozio di vestiti e ci andiamo a indossare il completo standard, la cica. Così siamo sicuri che non avete niente di strano addosso. A questo punto andiamo anche a levarci gli orecchini. Una volta tolti tutti gli accessori dalla testa, raga, possiamo partire con l'outfit. Quindi andiamo dalla parte alta e andiamo a cercarci le giacche sportive firmate, ragazzi. E andiamo a indossare il numero 2, ragazzi, il piumino Goofy blu graffito. Guardate bene questa giacca e come si chiama, perché potrebbe cambiare la posizione da account a account. Quindi a questo punto, una volta indossata questa giacca, dovremmo andare a mettere la maglietta da trafficante, ragazzi, numero 1, sabbia. A questo punto, una volta che abbiamo fatto questo outfit, possiamo pure andarcelo a salvare. Andiamo dal bancone, raga, e lo salveremo come outfit C1, console 1, come preferite voi. Vi dico già che vi serviranno 4 slot sempre, ragazzi, per fare gli outfit in beef. A questo punto andiamo a fare il completo che chiameremo poi C2. E semplicemente, raga, andiamo a cercarci una tuta da racing perché dovremo buggare il completo. Quindi, una volta trovate, non state a scegliere quale mettete perché è indifferente, l'importante è che ne mettete una perché servirà solo per buggare l'outfit. A questo punto l'andiamo a salvare e lo chiamiamo come C2, ragazzi. Adesso andremo a fare Merge, che è il terzo outfit che servirà sempre, raga, per fare gli outfit in beef. E lo dovete mettere sempre o nel primo slot, raga, o nell'ultimo slot. È fondamentale. Quindi con la tuta indossata andiamo su magliette designer, raga, e mettiamo la numero 58 nera con stampa. A questo punto, una volta messa questa maglietta, raga, cosa facciamo? Andiamo a cercare le giacche comode e andiamo a mettere l'ultima, ragazzi, trapuntata blu navy. A questo punto abbiamo fatto anche questo outfit e lo andiamo a mettere o nell'ultimo slot o nel primo slot e lo chiamiamo merge. E ragazzi, mi raccomando, sarà sempre così, sarà sempre un C1, sempre un C2 e sempre un merge. Dopodiché poi, raga, per fare gli outfit partiremo sempre dall'outfit che stiamo creando in questo momento. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a usare il NetCut. Allora, ragazzi, ci selezioniamo C1, che è il primo outfit che abbiamo fatto. Dopodiché dovremo andare a fare il salvataggio prima di frizzare. Come facciamo il salvataggio? Andiamo subito da Ammunition, dove dovremo andare a comprare, raga, il paracadute Israele. E ora vi dico un'altra cosa, raga, se vi dico di usare il paracadute Israele, usate Israele. Se vi dico classico, usate classico. Se vi dico di fare salvataggio in qualsiasi altro modo, fatelo in qualsiasi altro modo. Perché, raga, il beef è fondamentale rispettare le componenti, se no non faremo nulla.
Quindi una volta comprato il paracadute Israele, ragazzi, da Ammunition, cosa facciamo? Ci selezioniamo C1 e ci andiamo a indossare il paracadute e aspettiamo, raga, che in basso a destra ci dia il caricamento. Se non ci dà il caricamento in basso a destra, raga, aspettate qualche secondo, aspettate un minutino, togliete il paracadute, rimettete il paracadute, raga, e controllate che vi faccia il caricamento. È fondamentale, se no il glitch non funzionerà. A questo punto possiamo frizzare C1, quindi attiviamo Netcat, ragazzi. E a questo punto andremo ad avviare C2, raga. Per chi gioca ad Xbox dovrà caricare sempre gli ultimi dati salvati, se no non riuscirà ad andare online, ragazzi, è fondamentale. E quando siamo su C1, sempre i dati su questa console. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati in una sessione solo a inviti con C2, semplicemente apriamo il menu interazione o touchpad e andiamo a selezionare il completo C2, che sarebbe la tuta da racing. A questo punto chiudiamo il menu, controlliamo in basso a destra che faccia il caricamento. Se raga non vi fa il caricamento, come al solito attendete qualche istante e poi riselezionate l'outfit. A questo punto possiamo chiudere C2, ragazzi. Una volta che abbiamo chiuso C2, quindi la seconda console, avremo ancora C1 lì che sta la gironzola, sapete, messo gli elastici. Quindi apriamo il touchpad del nostro menu interazione e ci selezioniamo di nuovo C1 in modo tale da levare il paracadute e fare il salvataggio forzato. A questo punto, raga, una volta fatto ciò, potremo andare a sfrizzare il netcat. E una volta che abbiamo sfrizzato il netcat, raga, possiamo pure chiudere il gioco. A questo punto lo riavviamo, raga, e una volta che abbiamo riavviato GTA e saremo spawnati in una sessione di nuovo a inviti, dovremo startare, raga, l'attività Merge, basso profilo o l'affare G. Lascio in descrizione i link per PS e Xbox. Quindi start, online, avvia attività, preferite, missioni, basso profilo o l'affare G. A questo punto, una volta che siamo all'interno della lobby, mi raccomando, mettete completi salvati, i vostri completi, quelli in possesso, raga, se no mergerete quelli dell'attività. A questo punto fate entrare un vostro amico, raga, dentro l'attività, e una volta che siete insieme al vostro amico la startate. Una volta la selezione dell'outfit, se avete messo merge nell'ultimo posto, dovrete fare una volta a sinistra per mettere merge e poi ritornare su attuale, ragazzi. E se avete fatto tutto correttamente, avrete questa situazione qua, i loghi e la maglietta sulla giacca. A questo punto, raga, possiamo startare l'attività. Se invece avevate messo lo slot merge nel primo slot, una volta a destra e poi una volta a sinistra. A questo punto, raga, andiamo a salvarlo da Ammunition per chi va su basso profilo e invece per chi usa l'affare G, appartamento o ufficio CEO. Quindi a questo punto corriamo dentro Ammunition, io che uso basso profilo, e andrò a salvarmi l'outfit e, ragazzi, lo chiameremo C2 finale. Praticamente, raga, ora da questo momento in poi, ogni volta che andremo a fare gli outfit in beef, dovremo usare questo completo. Quindi lo salvate e non lo cancellate mai più se fate gli outfit in beef, ragazzi. Adesso semplicemente quittiamo l'attività aprendo il telefono, facendo AXA per chi gioca da Xbox o X quadrato X per chi gioca da PS. E a questo punto, sbada bam, regà, avremo fatto la base per fare i nostri outfit in beef. Allora, regà, da qua in poi inizierà una lunga serie. Cercherò di spiegarvi come fare tutti gli outfit possibili e immaginabili in beef. Partiremo prima dalla femmina e poi faremo il maschio.
Quindi portate pazienza e cercherò di accontentare tutti il prima possibile. Vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento, a iscrivervi, a attivare la campanellina per essere aggiornati sui migliori glitch di GTA 5 Online. Bella regà e alla prossima! Sbadabam!